Buongiorno, sono Giorgio Tacconi e vi do il benvenuto al terzo episodio della terza stagione della rassegna Il tesoro della mappa. Sono conversazioni su curiosità milanesi tratte dalla mappa letteraria Milano. Oggi parliamo di cinema scomparsi, locali, sale cinematografiche della nostra città che non ci sono più. Come cinema si sono magari trasformati in negozi, saloni di automobili e i più fortunati sono stati poi trasformati in centri culturali, ma la maggior parte sono semplicemente spariti. Milano negli anni 50, 60 aveva centinaia di sale cinematografiche, ricordo le pagine intere dei quotidiani dedicati alla programmazione dei film, c'era la prima visione, la seconda visione, la terza visione, i cinema d'essai. Ogni quartiere aveva il suo locale e la gente andava molto spesso al cinema, come adesso speriamo di poter riprendere a fare. Allora facciamo questa passeggiata, questa carrellata nei cinema scomparsi di Milano, proprio elencandoli e ricordandoli in ordine alfabetico, come appunto comparivano sui quotidiani dell'epoca. Però con una premessa storica che riguarda la prima proiezione cinematografica nella nostra città. Avvenne il 29 marzo 1896, quindi il cinema era da poco stato inventato e presentato dai fratelli Lumière, e proprio un apparecchio dei fratelli Lumière è stato messo in funzione al circolo fotografico di via Principe Umberto al 30, oggi è via Filippo Turati, e dove viene presentata appunto una prima breve rassegna per la stampa e le autorità. Naturalmente il parere è unanime, entusiastico, scrive un cronista milanese: le prove del cinematografo Lumière riuscirono semplicemente meravigliose. Abbiamo visto una scena comica tra un giardiniere e un contadino. Abbiamo ammirato due bimbi che giocavano, il corso dei fiori a Nizza, una scena ai bagni di mare e molte altre vedute. Questa è stata la prima esperienza cinematografica dei milanesi, ma subito dopo il cinema è diventato molto popolare. Degli Otessa, negli anni 30, ricorda i primi cinematografi nella fiera di Porta Genova. Arrivavano questi carri, quattro ruote con serragli e con le giostre, e in uno di essi, il più modesto e il più a buon mercato, andava ancora a manovella la cinepresa, il proiettore. E insomma, i ragazzi e gli adulti affollavano queste prime improvvisate sale cinematografiche, che poi si sono naturalmente stabilizzate e sono diventati appunto dei locali. Allora vediamoli in ordine alfabetico, dalla A alla Z, come appunto li leggevamo, almeno quelli della mia generazione, sui giornali per scegliere che film andare a vedere alla sera. E cominciamo con la Manella. Emanuele Giordano, nel viaggio all'Eden da Milano a Kathmandu del 2019, ricorda gli effluvi di cannabis che condivano le serate alla Manella e i film che si vedevano in questo locale, Il Laureato, Woodstock, Cavalieri Selvaggi con Omar Sharif e Jack Palance. La Manella
Panella era un locale piuttosto fatiscente a greco, via Giuseppe Botteli 11. Poi c'era l'Alcione, che invece era un locale molto prestigioso, che è stato anche teatro in Piazza Vetra, e infatti sia Giuseppe Pederiali che Giovanni Pacchiano, in due loro romanzi, ricordano gli spettacoli dove recitava una star dell'epoca, parliamo degli anni 30-40, Lola Grassi e Elio Crovetto, che inscenavano La Bella e la Bestia. Questi ragazzini che cercavano di sbirciare, di vedere un po' questi spettacoli, però non avendo 18 anni non potevano entrare in questi locali come l'Alcione. Poi troviamo l'Alhambra, in via Cadamosto 4. Racconta Dario Capanzano che il cinema Alhambra era pieno all'inverosimile, con ragazzi e ragazzini che sottolineavano le imprese del guascone D'Artagnan e dei tre moschettieri a suon di applausi e grida di incoraggiamento, riservando fischi e urla di disapprovazione al cardinale Richelieu, ai suoi scrani e alla bella ma alquanto perfida Milady, interpretata dalla bionda Lana Turner. Questo all'Alhambra. Poi c'era, e credo che ci sia ancora, l'Ariosto, che era una sala parrocchiale in via Ariosto, e ne parla un po' così come riferimento in mezzo alla nebbia. Infatti il suo romanzo di Franco Di Leo, C'era la nebbia a Milano, lui trova la via di casa perché vede le insegne del cinema Ariosto nella via omonima. In San Pietro all'Orto 8 invece c'era l'Arlecchino, inaugurato nell'ottobre del 1948 con la proiezione di Follie di New York. È una delle numerose sale milanesi nate a partire dalla fine degli anni 40, ci dicono Paolo Giovannetti e Simona Moretti, in Milano e la memoria, distruzioni, ricostruzioni e recuperi del 2020. E queste sale nascevano convertendo vecchi spazi situati sotto il livello della strada, prima adepti ad altre funzioni come magazzini o cantine. Poi c'è un ricordo di Marco Filopat della banda Bellini del 2002, quando ricorda che un gruppo di questi amici del Casoretto, stipati nel furgoncino di uno di loro, del Franza, in 10, sono andati a vedere il mucchio selvaggio di Sam Peckinpah alla Storia in Viale Montenero. E siamo entrati come dei ragazzini eccitati e ne sono usciti come dei cowboy ribelli pronti a tutto. Ecco, poi c'è un episodio specifico che riguarda il cinema Capitol in via Croce Rossa. Il 5 febbraio del 1960 ci fu al cinema Capitol l'anteprima di beneficenza della Dolce Vita di Federico Fellini. E il biglietto, proprio perché era uno spettacolo di beneficenza, costava ben 2.000 lire. In sala, ci ricordano Alberto Pezzotti e Anna Girardelli, in Milano d'Italia del 2011, sono presenti il regista, il produttore Angelo Rizzoli, gli attori Marcello Mastroianni, Anita Ekberg e tutta l'alta società, da Maria Callas in giù. Verso la fine, quando inizia l'orgia con i travestiti e lo spogliarello di Nadia Grey, alcuni cominciano a inveire. Basta, è uno schifo, qui si danneggia l'Italia. All'uscita Fellini è aggredito da un ometto in giacca e cravatta che gli sputa addosso. Altri urlano, si vergogni, lei butta l'Italia in braccio ai bolscevichi. Una signora gli chiede scusa a nome dei milanesi. Poi, dove adesso c'è la Biblioteca Venezia,
via Mezzo, angolo via Frisi, c'era storicamente un cinema che si chiamava il Cinema Dumont, o anche noto come Garage Dumont, era nato nel 1910, poi appunto si è trasformato in garage, poi per le ambulanze della Croce Rossa e infine è diventato quella bellissima biblioteca comunale che appunto si chiama Biblioteca Venezia. Nella Galleria del Corso c'era l'Excelsior, una sala che addirittura poteva contenere più di 1.000 posti a sedere. È stato fondato nel 1905, prima era in corso Vittorio Emanuele al 21, poi nel 28 si è spostato appunto nella Galleria del Corso. È una delle prime sale aperte a Milano e appunto era una sala molto prestigiosa e molto capiente. Invece in periferia, diciamo, in Forze Armate 338, c'era il cinema Gardegna e Federico Martini in periferia di Rambia 1999 ricorda che la domenica pomeriggio per andare al Gardegna bisognava fare la coda e difendere il proprio posto a gomitate. La coda solo per un tratto si snodava ordinata, poi si ingrossava, scomponendosi. A formarla erano nella maggioranza ragazzi sino ai 16-17 anni. I più grandi preferivano lo spettacolo serale, specie se avevano una ragazza a cui accompagnarsi. In via Vittorio Veneto al 2, dove c'è stata per molto tempo la Cineteca Italiana e adesso c'è MIT, c'era il Cinema Giardini, era un cinema teatro e il suo nome chiaramente deriva dal fatto di essere vicino ai giardini pubblici di Porta Venezia. Aveva una capienza di 550 posti ed era di proprietà dell'ingegnere di origine russa Pietro Trubetskoi e fu inaugurato solennemente il 12 aprile 1916 con il film Piccola Ombra. E poi in corso di Porta Romana 124 c'era il Lux. Ricorda Carla Maria Russo in Lola nascerà a 18 anni che un compagno di scuola è stato espulso per avere fatto il verso, per avere così fatto una parodia di una canzone che veniva cantata da Doris Durante nel film Giaraboom, che appunto era proiettato nel cinema Lux di Corso di Porta Romana, che allora, parliamo degli anni 30, si chiamava Corso Roma. In via Lambro 14 invece troviamo il Majestic, 1.100 posti, si chiamava prima delle stelle, in via Lambro 14, è un locale, dice Alberto Pezzotti e Anna Girardelli, è un locale di terza visione, piuttosto isolato nei dintorni di Porta Venezia. Il gestore Luigi De Pedis non sa cosa fare per risollevare gli incassi. Una rassegna di Walt Disney non ottiene il successo sperato. Convinto che specializzare una sala sia redditizio razionale, il De Pedis decide di aprire il Majestic a una programmazione di film erotici. Quindi il Majestic è stato il primo locale a luci rosse. E infatti c'era una luce rossa posta all'esterno del locale. Ecco, poi un altro cinema che invece ha avuto una rinascita e una nuova vita molto importante era il cinema Teatro Massimo, il Largomare, che è diventato poi la sede dell'Auditorium e sede stabile dell'Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi.
Carlo Castellaneta ci ricorda che era stato costruito nel 1939 dall'architetto Alessandro Rimini, appunto come Cinema Teatro Massimo di Porta Piccinese. In via Torino, passo dal Duomo, c'era il Cinema Mondial, o Mondiale, però a Milano si dice sempre con l'accento sulla prima sigla, il Mondia, che poi è diventato il cinema centrale, che c'è ancora, molto piccolo, ma un piccolo gioiellino anche per il tipo di programmazione, davanti alla chiesa di San Sebastiano. Dando dalla chiesa ricorda quando teneva le sue conferenze di sociologia economica al Nuovo Arti in via Mascagni 8. E parlava di Schumpeter e Polanyi tra le immagini di Zambo, Paperino, Gamba di Legno e Topolino, perché il Nuovo Arti era specializzato in film per bambini, cartoni animati, eccetera. Invece gli intellettuali andavano all'Obraz, in largo La Foppa. Alberto Rollo racconta appunto che c'erano questi cinema di sé, per cui appunto l'Obraz di Enrico Livraghi, e poi ricordo il Rubino di via Torino, che adesso è un negozio di vestiti, penso, l'Orchidea in via Terraggio, l'Anteo, che allora era una sala, dice, una sala fredda e tutta scricchiolì, e poi la Cineteca di San Marco, di fianco alla chiesa di San Marco. Ecco, a proposito dell'Orchidea, Dario Capanzano ci spiega che non è un locale qualsiasi, perché era all'interno di un palazzo del 400, ricostruito poi nell'800, che fu donato a suo tempo dagli Sforza a Lorenzo de' Medici per offrirgli un posto dove sostare durante le sue visite milanesi. Il vecchio indirizzo era Corso Magenta 29, che poi diventò via Terraggio 3 nel 1950. La facciata è ancora quella del Rinascimento e in più nel cortile c'è uno splendido chiostro dell'epoca. Beh, poi un altro locale molto noto è l'Orfeo, in Viale Conizzuglia 50. E Alda Merini ricorda quando bigiava la scuola per andare all'Orfeo a vedere qualsiasi tipo di film. Le piaceva molto Amedeo Nazzari. Andava alle 2 e tornava alle 8. Le sale, dice, erano sempre piene, anche di mattina. C'era anche chi ci andava per farti la mano morta. E poi i sedili erano pieni di pulci. Comunque era bellissimo andare al cinema. Dice la nostra cara poetessa in Canto Milano del 2007. In via Imbriani 19 invece c'era il Perla, Cinema Perla, e proprio lì, nello stesso stabile del Cinema Perla, ha abitato per un certo periodo Maurizio Cucchi, lo ricorda nella maschera ritratto del 2011, e diceva che non avevano neanche bisogno di uscire dal portone di casa, ma entravano direttamente al cinema dal cortile. E adesso, dice, al posto del Cinema Perla c'è una banca. In via Gran Sasso 28 c'era lo Splendor, Cinema Splendor, Giampaolo Rugarli. Ricorda in particolare quando vide al Cinema Splendor la grande Audrey Hepburn, scusate, in Colazione da Tiffany. Colazione da Tiffany di Truman Capote è uno dei più bei racconti del Novecento e la versione cinematografica di Blake Edwards fa di Holly Golightly, cioè il personaggio di Hepburn, un squillo di alto bordo, svampita e sofisticata, un'eroina di quei tempi. A completare l'ossimoro provvede la canzone Moon River di Henry Mancini. E arriviamo alla conclusione del nostro alfabeto di cinema scomparsi. In Piazza Wagner c'era il Wagner,
che era appunto nato come cinema dell'oratorio, quindi annesso alla parrocchia di San Pietro in Sala. Ma comunque poi si era ingrandito e aveva uno spazio più ampio rispetto alla media delle sale del quartiere. E oltre alla platea c'era anche una galleria e dalle proiezioni si alternavano spettacoli teatrali. E concludiamo con lo Zenith in Piazza Piemonte. Ci dice Federico Martini in periferia di Rabbia. Lo Zenith era il miglior cinema dei dintorni, ma anche il più caro. Aveva gli ingressi che si affacciavano su Piazza Piemonte, le porte di cristallo spesso e il vestibolo della cassa addobbato con pesanti tendaggi di velluto color porpora. La platea non era molto ampia, così come raccolta era la galleria. In compenso le poltrone e le foderate erano ben disposte e di una comodità unica. L'ambiente nell'insieme si poneva per la sua eleganza al livello delle sale del centro. Per questo era frequentato da gente distinta, ben diversa da quella che gremiva i cinema popolari, raccogliticcia e tendente al chiasso. Ecco, questa è stata la nostra passeggiata nei cinema scomparsi di Milano e ognuno di noi poi avrà i suoi ricordi particolari, le televisioni indimenticabili, magari in compagnia di qualcuno di molto caro e chi ha magari qualche citazione, qualche riferimento letterario che parla dei cinema scomparsi di Milano. Ci fa solo piacere se ci manda questa citazione fotografando il testo o digitandolo e inviandolo a info@quartopaesaggio.org. Lo inseriremo nella mappa letteraria Milano. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento al quarto e ultimo episodio di questa stagione del Tesoro della Mappa. Giovedì prossimo, 27 maggio, parleremo degli Omenoni, i giganti di pietra che sorreggono e abbelliscono il palazzo della via degli Omenoni, appunto, palazzo progettato, costruito da un personaggio incredibile, Leone Leoni, che era un architetto e uno scultore vissuto nel Cinquecento. Quindi faremo la scoperta di questo luogo incredibile e un po' della vita, della storia, delle vicende dell'epoca rinascimentale, in cui si avvia il periodo spagnolo di Milano e sorgono palazzi appunto come Palazzo Marino e il Palazzo di Leone Leoni. Grazie ancora dell'attenzione e buona giornata.